L'abbigliamento Spike è stato scelto da Motociclismo per la comparativa Max Enduro 2012. Alcuni di noi hanno utilizzato la Norkin della Spike, è una giacca da turismo con tutte le caratteristiche adatte ad un utilizzo di questo tipo, dalle cerniere a tenuta stagna per tutte le tasche, alle prese d'aria sia sulle maniche doppie sia nella zona sotto l'ascella. Un'attenzione particolare è stata posta alla sicurezza passiva e attiva. Per la sicurezza attiva abbiamo una doppia banda catarifrangente in entrambe le maniche e per la sicurezza passiva invece protezioni certificate sulle spalle, gomiti e avambracci. Noi abbiamo viaggiato anche di notte con temperature che sono scese fino a 4 gradi centigradi, quindi avevamo bisogno di un capo polivalente e con questo l'abbiamo trovato perché è dotato di 3 strati. Sotto la cordura esterna abbiamo la membrana impermeabile e sotto ancora la fodera termica. I pantaloni sono dotati di tutte le caratteristiche per l'utilizzo turistico, hanno le protezioni certificate sul ginocchio, la tibia, il soffietto per migliorare la mobilità durante la guida, le prese d'aria in questa posizione e in quest'altra e poi i catarifrangenti per migliorare la visibilità nella guida notturna. Per la nostra prova avevamo bisogno di stivali che ci garantissero di avere i piedi asciutti anche durante i guadi che abbiamo attraversato. Ci siamo affidati a questi stivali di Spike che hanno la membrana impermeabile e ci ha permesso di avere i piedi sempre asciutti anche durante i guadi. In particolare hanno diverse caratteristiche interessanti, la protezione per il malleolo, quella per la tibia, un comodo soffietto per migliorare la mobilità del piede durante la guida e la protezione del cambio. Interessante anche la suola Vibram, che garantisce un ottimo grip sulle pedane. Dovendo guidare anche molto fuori strada, abbiamo scelto questo tipo di guanti della Spike, che permettono di avere protezione ma anche tanta mobilità. Infatti è un guanto corto per poter muovere bene il polso, però ha questa protezione sul polso, un comodo cinghietto di chiusura, protezione in carbonio sulle nocche, il soffietto di mobilità dell'indice e doppio tessuto, tessuto sul palmo e pelle sulle nocche. Dovendo guidare sia su strada sia in fuoristrada poteva andar bene sia un casco integrale sia un casco da cross. In realtà esistono sul mercato delle alternative ideali per l'utilizzo con Max Enduro. Noi abbiamo utilizzato la Rai Tour X4, lo Shoei Hornet DS e l'X-Lite X551. Tra le caratteristiche interessanti di questo tipo di caschi c'è la mentonera lunga tipica del fuoristrada e il frontino che rispetto a quelli da cross sono aperti in questa zona per far defluire l'aria in autostrada in modo da non avere carico aerodinamico sul collo. In più l'X-Lite ha anche la visierina da sole incorporata.